Muy bien, ahora entonces cedo la palabra a Roberto Hipólito. Roberto, como ya dije en la introducción, es un escritor italiano, él se dedica al periodismo de investigación, tiene varios libros de investigación publicados y bueno, uno de sus últimos libros es Delito Neruda, si no el último, no sé si ya habrá publicado otro porque ya tiene un año, ¿no? Se publicó poco antes de la pandemia, del cierre, ¿no? Del total de la pandemia esta. Bueno, pues Roberto Hipólito, es un privilegio contar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues sin más preámbulo, Roberto, cuando quieras, encantado, gracias por estar aquí. No, grazie a voi e un saluto a tutti. Che emozione parlare in questa occasione con la speranza che un libro, il mio libro Delitto Neruda, possa dare almeno un piccolo aiuto alla verità sulla morte del poeta. La verità che Pablo Neruda attende con l'inchiesta della magistratura aperta dal 2011 e che procede a rallentatore. Il titolo Delitto Neruda è stato scelto da me con l'editore Chiare Lettere alla fine delle ricerche condotte in tutto il mondo e alla fine della scrittura. Pertanto è l'esito della mia inchiesta. L'ho realizzata animato sempre dal dubbio. Non avevo una tesi da dimostrare. Pensavo di raccontare i sospetti sulla reale causa di morte di Pablo Neruda, ma i troppi fatti trovati convalidano i sospetti. Li elenco in modo sintetico e asettico in un lungo capoverso nella terz'ultima pagina. Le informazioni raccolte mi hanno dunque condotto alla conclusione leggibile sulla copertina sotto il titolo Il poeta premio Nobel ucciso dal golpe di Pinochet. Non mi dilungo sulle prove in possesso della magistratura. Il decesso nella camera 406 della Clinica Santa Maria alle 22:30 di domenica 23 settembre 1973, solo 12 giorni dopo il golpe di Augusto Pinochet, sicuramente non è stato provocato dalla cachessia, ovvero dalla denutrizione per il cancro alla prostata, come indicato nel certificato medico e nel certificato del registro civile. Al contrario, la cintura allacciata intorno al corpo riesumato dimostra che Neruda era sovrappeso se non obeso. La cachessia è impossibile anche per le analisi delle proteine e per le fotografie del brasiliano Evandro Teixeira. Il certificato di morte, compilato in base a una perizia da almeno tre mani differenti, non è firmato da nessun medico della clinica, ma dall'urologo Roberto Vargas Salazar, che non c'è mai stato. La cartella clinica è scomparsa. Nella casa di cura non c'è nulla relativo a Neruda, come se lui non ci fosse passato nemmeno per caso. Neruda aveva il cancro, ma era in buone condizioni di salute. Il 12 luglio 1973, giorno del compleanno, è vivace e contento per Ortensia Bussi, moglie del presidente Salvador Allende. È pieno di progetti, dicono altri presenti. A fine agosto non nasconde i cattivi presentimenti al segretario del Partito Comunista, Luis Corvalán, facendo riferimento a García Lorca. Sai cosa gli hanno fatto. L'11 settembre attende invano gli ospiti a casa per la nascita della Fondazione Cantalao. Il 19 settembre è ricoverato, ma non è affatto grave. Infatti lavora i propri testi con Omero Arce, poeta e segretario. Anche un giornale, La Tercera della Ora, lo descrive attivo fino all'ultimo e addirittura impegnato in 10 nuove opere. Quindi per la stampa, controllata dal regime, Neruda è in forma. Il giorno prima della morte è lucido per il diplomatico svedese If Hjertonsson e per l'amica Aida Figueroa. Nel pomeriggio conversa nella camera con l'ambasciatore svedese Gustaf Harald Eldestam. Poche ore prima del decesso è visto in buone condizioni per pochi secondi dal fotografo Evandro Teixeira. L'urologo ha assicurato alla moglie Matilde Urrutia
almeno 6 anni di vita. Un medico della sua squadra ha dato 5 anni al docente Hernán Loyola. Neruda non era un malato terminale. Se il poeta fosse stato in condizioni disperate, la moglie Matilde Urrutia e l'autista Manuel Araya non si sarebbero allontanati dalla clinica Santa Maria per prendere a Isla Negra alcune cose in vista del viaggio di Neruda per il Messico lunedì 24 settembre con un aereo pronto in pista. E non sarebbe stato programmato un viaggio così lungo. Morendo il giorno prima della partenza, Neruda non è andato in Messico, dove con la sua popolarità sarebbe stata una spina nel fianco della dittatura di Pinochet. Neruda non è un malato terminale e tuttavia il critico d'arte Enrico Ebello riferisce di aver appreso dalla radio lo stato agonico e la previsione della morte la notte precedente. Secondo la denuncia di Manuel Araya, all'origine dell'inchiesta giudiziaria, la morte è avvenuta dopo un'iniezione effettuata mentre lui e Matilde erano a Isla Negra. Però l'iniezione non è affatto misteriosa. Subito dopo il decesso, lo scrittore e dirigente comunista Volodya Teitelbaum, in esilio nell'Unione Sovietica e perciò molto lontano da Santiago, riferisce a Radio Mosca di un calmante iniettabile. Come fa a saperlo? L'infermiera Rosa Nunez svela i sospetti confidati 2 anni dopo la morte da Matilde di un omicidio, forse con qualche iniezione. Poche ore dopo la morte, El Mercurio, in prima pagina, parla di shock dopo un'iniezione di calmante e usa l'espressione pre-coma, quasi identica allo stato agonico appreso alla radio da Enrico Ebello. Anche la Tercera della Ora adopera le parole pre-coma e shock. Eppure, chi ha visto Neruda non ha visto un uomo in fin di vita. Il direttore di El Mercurio, Augustin Edwards, il 14 settembre 1970 ha incontrato a Washington Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza del presidente Richard Nixon e poi segretario di Stato. Da quella visita sono partite le azioni per impedire l'elezione di Salvador Allende e poi per il golpe. I documenti americani desecretati rivelano che El Mercurio è per la CIA una pedina di grande importanza per la creazione di conflitti e scontri. È il giornale che dà la notizia dell'iniezione. I documenti desecretati dagli Stati Uniti, con la decisione presa dal presidente Bill Clinton dopo l'arresto di Pinochet ordinato dal giudice Baltasar Garzón, non contengono solo le prove delle responsabilità americane per il golpe di Pinochet, contengono anche il nome di Neruda. Nel libro Delitto Neruda ne rendo tre noti, tre del 1970, anno dell'elezione di Salvador Allende a presidente. I primi due sono dell'ambasciata in Cile. Neruda, precandidato alla presidenza, è descritto con acidità, ansioso di tornare alle sue poesie e alle sue peregrinazioni nelle terre del dollaro, e si ironizza sul fascino in grado di attrarre i diplomatici prima del ballottaggio parlamentare presidenziale. Poi c'è il memorandum della CIA del 18 dicembre. Esprime forte preoccupazione per la designazione di Neruda ambasciatore a Parigi, nemmeno insediato. Secondo la CIA, questa sarebbe una sede chiave per il transito, il supporto e il contatto per agenti internazionali impegnati in attività sovversive, che sarebbero facilitate da Allende, in carica però solo da un mese. La CIA considera quindi il poeta un pericolo, prima ancora dell'arrivo a Parigi. Fra l'altro, alcune parti del memorandum sono ancora segrete. Neruda era dunque un sorvegliato speciale del governo americano. Lo stesso Kissinger, nelle sue memorie, fa un riferimento negativo a lui. Neruda ha subito l'oltraggio sistematico dal golpe alla morte. Le sue case sono state devastate. L'infermiera Rosa Nunez ha raggiunto con difficoltà quella di Isla Negra. Il medico Francisco Velasco
non è arrivato poiché è arrestato a Valparaiso. Un grande schieramento di militari ha perquisito Isla Negra. L'ambulanza diretta alla clinica Santa Maria è stato oggetto di ripetute intimidazioni. Un intero capitolo del libro riguarda i suoi libri incendiati da soldati nelle strade. Nella prima pagina di El Mercurio del 24 settembre c'è una grande foto di un falò, mentre il titolo della morte è molto più piccolo. Neruda ha subito l'oltraggio anche subito dopo il decesso. Appena morto, il corpo è stato portato via dalla camera 406 dai barellieri di corsa, con il rischio di non essere ritrovato. È stato collocato in un tetro corridoio nei sotterranei della clinica Santa Maria e non nella cappella. La casa di Santiago, la Ciascona, è stata circondata dalla polizia pronta a spiare tutti. Al funerale i mitra hanno abbondato invece dei fiori. Le armi sono state puntate contro il carro funebre. La volontà di essere sepolto a Isla Negra, manifestata oltre 20 anni prima con una poesia, non è stata rispettata. Isla Negra è stata dichiarata un pericolo per la sicurezza nazionale e confiscata. È diventata inaccessibile. Le persone vicine a Neruda hanno subito violenze e oltraggi. Il cantante e chitarrista Victor Jara, che nel 1973 apriva le esibizioni con A chi me chiedo, il cui testo è stato scritto dal poeta, è stato ucciso con le mani frantumate. Omero Arce è stato brutalmente assassinato. Il corpo di Davide Urrutia, nipote di Matilde, scomparso nel 1975, è stato ritrovato 20 anni dopo. A Manuela Raia per alcuni anni è stato negato il lavoro. Suo fratello Patricio è scomparso. Jaime Marturana, persona di fiducia per lavori dentro casa, è stato arrestato. Alla fine del libro chiedo: qualcuno può davvero con onestà pensare che la morte nella camera 406 sia naturale? L'omicidio di Neruda è nei fatti, anche al di là dell'inchiesta giudiziaria. Questa ha comunque ottenuto risultati rilevanti. Nel molare integro del corpo riesumato è stato trovato il batterio Clostridium botulinum, il cui uso come arma biologica è conosciuto. Le analisi della terra di sepoltura affidate ai laboratori del Canada e della Danimarca possono escludere la presenza del batterio all'esterno della bara e confermare la sua introduzione da parte di terzi nel corpo, ma sono state ostacolate come tutta l'inchiesta. Se Neruda fosse realmente morto per il cancro, qualcuno avrebbe interesse a impedire la sua chiusura? I documenti e le testimonianze raccolti con il mio libro Delitto Neruda cancellano la versione ufficiale della morte dovuta al cancro. Ho cercato i fatti. La verità è stata finora negata al poeta, ma è un dovere riuscire a ottenerla per lui, per le gravi violazioni dei diritti umani, per la storia. Grazie.